Vedrai che noi siamo abituati ai nostri passi, che su in cima manca poco che ti fanno i fuochi d'artificio quando arrivi. Già il Mauria è abbastanza spoglio come passo. Qua non c'è neanche il cartello. Ah, ok. Non so se l'ha messo. Infatti la prima volta che ho fatto sto giro ho detto boh, mangerò un panino su al passo. Dove il panino su al passo? Abbiamo finito il nostro antipasto del Passo Rest, anzi antipasso, e si costeggia un po' il fiume, si passa la diga e tra poco inizia, appena asfaltato, bellissimo. Wow, clima perfetto oggi, anche se riuscirò a sudare. Ecco, inizia il passo vero. L'umidità. Una strada, foresta pluviale, tipo. Guarda che bello. Niente. C'avevi una presa allo zaino. Però uno mi ha fermato, mi ha preso per lo zaino, mi ha fermato e mi ha detto no, adesso faccio io. Però era talmente una novità. Ah, scusa, non rimasta, sapevo, tipo. Che sono rimasta un attimo. Erano alla Val Martello. Grande Vespisti. Vi faccio domande a Martina per vedere se parlando si sfiancano. Vediamo tattica per la ronda. Ski. Faccio che. Ciao! 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 Beautiful! Un'ora e otto minuti. Passo Rest raggiunto, hanno messo perfino il cartello. Siamo nella civiltà ormai. Solo per noi. Voglio vedere piede giù, a motocross. Ciao. Ciao. Tecnica di spogliaggio. Ah, fermo! Ale. Con denti. Beh, straordinario. Ho sbagliato lì. Bello, ma sai, preferisco posti un po' più tranquilli. Campanile, coprifuoco. Non mi fanno gli striscioni. Il brivido, ma secondo me questo potrebbe essere un po'.
Uno degli ultimi, ma soprattutto uno degli unici. Sì, unico e ultimo. Allora, ci siamo fermati a Tramonti di Sotto a mangiare. Volevamo fare toast e cucina, ma il toast non pervenuto. Vabbè. E adesso ovviamente si riprende, come è giusto che sia, con la salentina per digerire, e dovremmo essere arrivati quasi al lago dove c'è il nostro bivius per campone, pozzis, eccetera eccetera. Meteo super, al sole c'è un caldo assurdo, però super 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 bello qua, tranquillo, strade ideali. Vedi qua l'auspetto campone. Da vedi i cartelli, cioè caduta Massi, curve strette. Possono aggiungersi a tuo rischio e pericolo. Sì, 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 no, ma vedrai, è una strada dimenticata da chiunque questa. Bello, bellissimo. Forse è uno dei miei giri, o il mio giro preferito. Più bello che abbia mai fatto, perché condensa tutto quello che mi piace. Strade iper mega secondarie, posti incredibili, poco traffico, è bellissimo qua, incredibile, mi piace. Guarda, tutto verde, umido. Qua penso che 365 giorni l'anno l'asfalto sia bagnato. Sembra incredibile, ragazzi, ma ci sono delle case, c'è vita. Qua c'è l'acquetta non potabile. L'acquetta non potabile, ma siamo nei pressi di Campone. Miki beve e fa la pipì insieme. Combo borraccia più pipì. Salita costante al 7 più o meno, insomma si va da Dio, molto caldo però bellissimo, assolutamente deserto. Qua anche ad agosto traffico non ce n'è. Forno della Carnia, guarda che roba, però ma è bellissimo qua, fai una foto. Sì, sì, perché qua siamo giunti nella ridente località di Pradis, penso, dove c'è anche una fontaniella e c'è il bivio, noi seguiamo per Pielungo. Meglio che fai un po' di vlog, perché se non ci trovano più almeno salutiamo i nostri cari. E qua non si sa mai come e se ne usciremo. Vale, un po' di salita al sole ci stava proprio. Qua c'è anche un comodo bagnetto pubblico dove ci si può lavare il visage. Una bella lavata di faccia, si sta bene. Condone. A me ricorda il Consiglio. Ma anche il condone dalla parte di Garniga. Lo fanno quest'anno al giro, ho visto. Qua tutto in riasfaltaggio.
forse per il giro, chissà. Buoni? Faccio? Come siete voi di distanza? 90. Ah. Siamo... Allora, pausa gelatino, che per fortuna si è riuscito a fermare Michelino, che era andato in volata a 300 e passa watt costanti, sì, sì. E il gelato l'ha bloccato, ottimo, straordinario. No, ho anche visto il cartello così. No, gelato. Vale, ho ripreso la marcia. Attenzione, Michelino è ripartito. 230 watt e mi sta distaccando. Fatta la doccia. Ah, di nuovo? No, ma così proprio? Ma sei fuori? Fai il tuffo a sto punto, no? Sì, io non ho più una parte asciutta di me. Cioè, proprio. Straordinario. Ah. Ecco il mitico bivio. Noi dobbiamo andare dritti dove c'è la strada con tutti i rischi possibili. Valle di Preone. Guarda che posto pazzesco qua. Wow. Ricordavo che è ripido e col fondo tutto spaccato. Finita la discesa della Valle di Preone, siamo a 82 km, 1979 di dislivello in 4 ore e qua giù in pianura, diciamo così, veramente è arrivato uno schiaffo di caldo imbarazzante e bellissimo sta giro. Non ho neanche parlato tanto, per niente quasi, ma un po' per il ritmo che oggi abbiamo dato. E poi così bello essere tornato su strada fuori stagione, poca gente, strade dimenticate dal Signore. Questo è un giro incredibile, ragazzi, lo consiglio veramente, è bellissimo, è poesia pura, è
quello che amo veramente del ciclismo, della bici. Bellissimo. Ecco, purtroppo adesso da Preone ad un pezzo, bisogna fare un pezzetto di statale, ma insomma è passabile. Tutte le strade ipersecondarie che abbiamo fatto, quella laggiù è la strada che sale al Passo Rest, che è lassù, e quindi diciamo che il giro è finito, adesso si rientra da un pezzo. Ah, arrivato. La macchina c'ha la temperatura del sole, ma che giro bellissimo. Ovviamente in descrizione, come al solito, c'è il link a Strava con la traccia GPS del giro, tutte le varie indicazioni, e niente, basta. Ripeto per l'ennesima volta, non ho parlato molto, ma dopo tutti i video, i bike, qui e lì, tornare alla semplicità e comunque riflessività, ecco, diciamo così, dei giri su strada mi è molto piaciuto, sono proprio super contento. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao!